Vieni Gesù nelle mie paure e di anche a me coraggio. Con te, Signore, saremo provati ma non turbati, e qualunque tristezza abiti in noi sentiremo di dover sperare, perché con te la croce sfocia in resurrezione. A Pasqua conquistiamo un diritto fondamentale. Che non ci sarà torto, il diritto alla speranza. È una speranza nuova, viva, che viene da Dio. Non è mero ottimismo, non è una pacca sulle spalle. Un incoraggiamento di circostanza con un sorriso di passaggio. No. È un dono del cielo, che non potevamo procurarci da soli. Tutto andrà bene, diciamo con tenacia, in queste settimane, aggrappandoci alla bellezza della nostra umanità e facendo salire dal cuore parole di incoraggiamento. Ma con l'andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la speranza più audace può evaporare. La speranza di Gesù è diversa. Immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene. Perché perfino dalla tomba fa uscire la vita. La tomba è il luogo dove chi entra non esce. Ma Gesù è uscito per noi. È risorto per noi, per portare vita dove c'era morte. Per avviare una storia nuova dove era stata messa una pietra sopra. Lui che ha ribaltato il masso all'ingresso della tomba può rimuovere i macigni che sigillano il cuore. Perciò non cediamo alla rassegnazione, non mettiamo una pietra sopra la speranza. Sorella, fratello, anche se nel cuore hai seppellito la speranza, non arrenderti. Dio è più grande. Il buio e la morte non hanno l'ultima parola. Coraggio. Con Dio niente è perduto. Coraggio è una parola che nei Vangeli esce sempre dalla bocca di Gesù. È Lui, il risorto, che rialza noi bisognosi. Se cadi, se hai paura, se non hai più la forza, non temere, perché Dio ti tende la mano e ti dice coraggio. Coraggio, con Dio niente è perduto. 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 Forza. Coraggio, con Dio niente è perduto. Coraggio, con Dio nulla è perduto. Coraggio, con Dio niente 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 è perduto.